attenzione, c'è Prato alla luce del sole e poi c'è Prato underground e sottoterra, in cui si sono ubicati migliaia di laboratori cinesi clandestini, e la maggior parte degli abiti che trovate vendita negli auto italiani sono fatti lì. Questo che cosa mi fa capire? Che il tessile, che era un vanto del Made in Italy, che era uno dei punti cardine della nostra attività manifatturiera, gli è stata decretata la fine e la morte quando nel 2002 hanno firmato l'accordo multifibre. Si sapeva che cosa avrebbe comportato l'accordo multifibre, eppure i sindacati, Confindustria e parti sociali l'hanno firmato, mettendo la polverizzazione di milioni di posti di lavoro, si parla di 1.800.000 posti di lavoro, e poi portando prima l'agonia e poi la morte migliaia, centinaia di migliaia di stabilimenti e laboratori artigianali. Come al pari del dodo, non si sta in questo momento qua intervenendo per tutelare una specie. Quello che avete visto sul tessile presto arriverà anche all'agroalimentare, cioè i prodotti che trovate sui banchi e i display dei supermercati. Troverete formaggi, vini, conserve, paste, che pensate siano fatte in Europa o meglio ancora in Italia, con la denominazione di origine o la tutela del distretto alimentare. E adesso, lentamente, stanno scomparendo. Questa è una volontà abbastanza chiara che fa capire che nessuno, né a Roma né a Bruxelles, vuol tutelare il Made in Italy, che ormai non vuol dire più niente, perché grazie alle opportunità che sono state date a imprenditori italiani, adesso sapete che cosa significa produrre Made in Italy. Voi prendete una scarpa, gli fate fare la suola, la tomaia, i lacci nel Guangdong, lo riportate qua, ci mettete il brand, l'etichetta, quello diventa un prodotto Made in Italy. Così si fanno la maggior parte delle calzature sportive e casual che trovate, non parliamo poi dell'abbigliamento. Si tratta che tantissimo arredamento è fatto così. Si parla adesso non più di Made in Italy, ma di Designed in Italy, peggio ancora della serie. Sì, qua l'abbiamo disegnato, ideato, però è fatto tutto quanto al di fuori. Anche le grandi marche, chi veste per esempio sartoria maschile italiana e va in boutique a spendere 2000 euro per comprarsi il completo della tal marca di turno e pensa a casco con Made in Italy per 2000 euro, non lo sa che quel Made in Italy di Italy non c'è proprio niente, forse il brand della marca italiana, basta, fine, lo stilista, tutto il resto è commissionato da fuori. Quello che hai detto tu, hai detto che praticamente adesso c'è una crisi, diciamo, che non è assolutamente risolta, malgrado un'emergenza, e poi hai detto aspettato, come dire, alcune soluzioni. Sì. Però in questo non sei solo, per esempio c'è, noi conosciamo, abbiamo studiato il professor Amato, Massimo Amato, che insegna storia economica alla Bocconi di Milano, la Bocconi come dice ha un gran prestigio, poi come dice tu non è che sono un po' dei geni più tanto. Il professor Amato che ha scritto due libri, no? Che uno è le radici di una fede per la storia del rapporto tra moneta e credito in Occidente, uno fine della finanza, in cui dice un economista, quello che molti altri economisti hanno detto, guardate che questa come è stata quella del 29, è importante che noi la interpretiamo bene, capiamo quali sono le cause profonde, se no troviamo la politica del rilancio, che ci sono due possibilità, e noi interpretiamo questa crisi come un incidente di percorso, cioè di un sistema sostanzialmente ottimale, diciamo di quel qua non succede nulla, che però ha sia delle piccole falle che noi di volta in volta aggiustiamo per cercare di andare. Oppure come lui sostiene, come i fatti sostengono,
come una crisi strutturale del sistema. Lui però lo dice chiaro, qual è la crisi strutturale del sistema? È una constatazione di un sistema basato su una moneta che è al 100% di debito, di per sé è un sistema marcio al cuore, dicevi tu, il denaro è il sangue, è il sangue di ciò che è l'individuo, se questo sangue è avvelenato, in cui esce, viene prodotto, non ci si può aspettare delle grandi. Quindi questo però sarebbe parte dell'altro, ci bisognerebbe che venisse dietro, insomma, porta a porta, impedire tutte queste, ma non per una questione ideologica, perché si tratta di pensare così, io sono di destra, tu sei di sinistra, tu sei di altro capitalista, io no. Però è una questione di realismo, perché questo sistema qua, malgrado tutte le ideologie e sono strutture che si commettono sopra, di fatto così com'è non potrà mai funzionare. Quindi succederà quello che è successo nel primo del secolo. E noi siamo passati da una crisi a cominciare all'altro che è diventato vittime, milioni di vittime innocenti tra le classi più povere, che si parlava prima delle extracomunitarie, come se fossero, diciamo, delle persone più povere. Cioè, allora, se vogliamo davvero guardare più povero, andiamo davvero all'essenza delle cose. Allora, diciamo le cose che non sono, diciamo qual è il problema fondamentale, diciamo che c'è una truffa colossale a danno di stati e cittadini, che è una truffa, diciamo, che ha conseguenze economiche, ma anche dal punto di vista giuridico della truffa, ha una sua consistenza. E qua si tratta di sottrarre indebitamente il patrimonio, cioè il patrimonio, quello che uno guadagna nel proprio lavoro, ai cittadini, cioè a tutti noi. Allora, essendo questo un problema colossale, fondamentalmente evidente, hai ragione che le forze che si oppongono possono essere forti, organizzate, decisamente, ma la realtà non si può, da qualche parte non si può comprimere, non si può comprimere la realtà più tanto. Allora, qual è la nostra piccola scommessa? Noi siamo, cioè, la nostra piccola scommessa è che ci fidiamo, abbiamo ancora fiducia, come dire, nel senso comune della gente. Cioè, abbiamo ancora che questa offuscamento descrivevi prima, diciamo, delle coscienze, diciamo, della moralità, non sia giusto appunto da creare un adempiamento totale della coscienza degli italiani. E quindi il nostro piccolo contributo è dire le cose come stanno, poi la gente ci crederà, pensare che sia importante, pensare che è inutile, però le cose come stanno, diciamo, vanno dette in maniera più chiara possibile e poi ognuno ha coscienza della raccoglie o della raccoglie, non anche avere come ci siamo organizzati. Ma penso che andremo avanti, perché tutti quelli che lo fanno, diciamo, ci credono e quindi andranno avanti. Mi risulta che in altre città d'Italia stiano facendo lo stesso, mi risulta che all'estero, in Inghilterra, in America stiano facendo lo stesso. Io non sarei così, come dire, pessimista, diciamo, sul fatto che questo viene silenziato e prima o poi l'opinione pubblica non sono possesso. Dipende anche da voi, a un certo punto abbiamo anche noi. Noi singoli abbiamo un piccolo di responsabilità. Allora, se noi tutti facciamo qualcosina di piccolo, magari io lascerò un po' così pessimista. Per quanto concerne la sovranità monetaria, quello che ho iniziato a parlare di 3 anni fa, il signoraggio, poi sono passato alla sovranità monetaria, perché non è facile farlo capire le persone, cioè sono argomenti molto tecnici che anche rappresentati con delle vignette, le persone a fine serata, a fine incontro dicono non è il problema. Questo perché? Perché non basta solo la cultura economica, ma significa riuscire a immedesimarsi in una figura che in questo momento qua non tutti quanti riusciamo a concettualizzare, che potrebbe essere quella del Ministero del Tesoro o del governante in un paese, e quindi ha la necessità di emettere, poter sfruttare.